Ciao a tutti amiche uncinettine, bentornate nel mio canale. In questo tutorial voglio farvi vedere come si realizza una maglia semplicissima che può anche diventare un vestitino o un copricostume. Ho utilizzato un filato sottile ed un uncinetto numero 4. Il filato ha un leggero tono di lurex e quindi rende la maglia molto brillante. Il modello è semplicissimo, è lavorato con la solita tecnica top down che ormai conoscete perché io la adoro, quindi la utilizzo per moltissime creazioni. Si inizia dalla scollatura e senza cuciture poi si va avanti fino a lavorare tutta la maglia, formare le maniche e arrivare fino alla fine senza appunto nessuna cucitura. Vediamo subito le misure della maglia e cosa occorre per realizzarla. La maglia misura scollatura 25 cm di ampiezza. Le maniche sono corte 15 cm, la larghezza della maglia, che è dritta quindi molto lineare, è di 44 cm e la lunghezza, quindi da qui fino alla vita, è di 48 cm. È una taglia SM perché è abbastanza morbida, poi il filo è abbastanza scadevole, quindi sta bene anche ad una taglia M. Per aumentare le taglie dobbiamo aggiungere una catenella all'avvio del lavoro sul davanti, una sul dietro, una sulla manica e una sull'altra manica. Quindi 4 catenelle in aggiunta che poi alla fine corrisponderanno a 4 maglie alte. E dobbiamo lavorare prima della chiusura delle maniche altri 2 giri, per ogni taglia in più 2 giri in più. Per realizzare questa maglia ho utilizzato del cotone che avevo in casa e che mi è stato regalato, purtroppo però non ha alcuna etichetta, quindi è una cake di 200 grammi e non ho il nome del filato, però posso indicarvi un filato alternativo e vi posso dire di utilizzare il canna da zucchero Lux di Mistrico Filati, quindi la versione Lux perché è più sottile del canna da zucchero ed ha anche nella trama proprio il filato lurex che rende più brillante la lavorazione. I colori sono tantissimi, quindi scegliete voi quello che più vi piace e ricordate di lavorarlo sempre con l'uncinetto numero 4 proprio per avere questo stesso risultato molto traforato. Iniziamo a lavorare subito questa maglia, così facciamo presto presto e la possiamo indossare già domani. Lavoriamo a partire dalla scollatura e quindi il modello è top down, come abbiamo detto, si inizia dalla scollatura e poi si arriva fino all'unione delle maniche e infine si lavora fino alla lunghezza desiderata. Abbiamo 124 catenelle. Io lavoro un campioncino in modo da rendere più facile la visione nel video e vi faccio vedere poi come unire le maniche invece nella misura reale, quindi nella maglia, quella a misura intera. Chiudiamo le 124 catenelle in cerchio facendo attenzione a non far arrotolare la fila. Estraiamo una maglia bassissima e lavoriamo a maglie alte, quindi la prima maglia alta è sostituita dalle 3 catenelle e partiamo dalle maglie alte del dietro. Le maglie alte del dietro nella maglia che andrete a realizzare sono 38. Lavoriamo il primo angolo, 2 catenelle, non saltiamo nessuna catenella e andiamo a quella successiva e lavoriamo le maglie alte della manica che saranno 24. Lavoriamo il secondo angolo, sempre 2 catenelle e andiamo a lavorare le maglie alte del davanti che saranno di nuovo 38. Ho lavorato le maglie alte del davanti, quindi 38, di nuovo 2 catenelle. E poi lavoro la seconda spalla, quindi le 24 maglie alte della spalla. Lavoriamo l'ultimo angolo e chiudiamo così il primo giro, lavorando una maglia bassissima nella terza catenella di inizio giro. Adesso andiamo a lavorare il secondo giro e tutti gli altri allo stesso modo. Quindi 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta ed una maglia alta su ciascuna maglia alta del dietro.
Siamo giunti al primo angolo e qui dentro, quindi dentro lo spazio di 2 catenelle, vado a lavorare una maglia alta, 2 catenelle ed una maglia alta, tutto nello stesso spazio di 2 catenelle. E poi proseguo lavorando le maglie alte della spalla. Siamo arrivati al secondo angolo e anche qui lavoro una maglia alta, 2 catenelle ed una maglia alta. Poi lavoro le maglie alte del davanti. Lavoro il terzo angolo sempre allo stesso modo, una maglia alta nello spazio di 2 catenelle, 2 catenelle ed una maglia alta. Poi lavoro la seconda spalla. Ed infine lavoro l'ultimo angolo. In questo spazio di 2 catenelle ripeto una maglia alta, 2 catenelle ed una maglia alta e poi lavoro una maglia bassissima nella terza catenella di inizio giro. E di nuovo terzo giro, 3 catenelle per sostituire la prima maglia alta, una maglia alta su ciascuna maglia e negli angoli lavoriamo sempre il motivo a V, una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta. Lavoriamo tutti i giri così, vi faccio vedere ormai questo giro. Lavoriamo il primo angolo, una maglia alta, 2 catenelle ed una maglia alta nello spazio di 2 catenelle, poi le maglie alte sulle maglie alte, lavoriamo il secondo angolo, una maglia alta, 2 catenelle ed una maglia alta. Vedete, il motivo è semplicissimo, sono solo maglie alte, è una maglia o un abitino, un copricostume molto adatto anche a chi è alle prime armi con l'uncinetto, quindi non ci sono lavorazioni particolari o complicate. Tra l'altro usando l'uncinetto numero 4 il lavoro cresce anche piuttosto in fretta. Siamo arrivati all'ultimo angolo e qui lavoriamo una maglia alta, 2 catenelle ed una maglia alta e poi vedete prima di chiudere abbiamo una maglia alta qui da lavorare per il dietro e mano a mano le maglie alte giustamente per il dietro saranno sempre di più dopo l'angolo, quindi qui ne abbiamo una, poi nel prossimo giro saranno due eccetera, ma questo lo vedrete da soli. Questo è il modellino di come verrà la maglietta, io poi vi faccio vedere come si lavora nel modello grande quando dobbiamo unire le maniche. Ho lavorato per 11 righe, adesso inizio la 12ª e vado ad unire le maniche. Lavoriamo la parte dietro fino al primo angolo, sempre a maglie alte. Sono arrivata al primo angolo e qui lavoro una maglia alta, 2 catenelle ed una maglia alta come abbiamo fatto finora e poi lavoro le maglie alte della manica fino al secondo angolo dove poi andrò ad unire la manica. Sono arrivata al secondo angolo, lavoro una maglia alta, qui abbiamo, vedete, il primo angolo. E adesso dobbiamo chiudere la manica in questo modo. Lavoriamo una catenella e non due. Prendiamo il primo angolo che abbiamo lavorato in modo da formare, vedete, il giro manica. Inseriamo l'uncinetto nell'angolo ed estraiamo una maglia bassissima. Poi lavoriamo una catenella
è una maglia alta nell'angolo che stiamo lavorando. Abbiamo così unito, vedete, la prima manica. E poi andiamo a lavorare le maglie alte del davanti fino all'altro angolo. Ho lavorato le maglie alte della manica, sono arrivata al secondo angolo, qui lavoro una maglia alta, una catenella, piego la manica a metà, inserisco l'uncinetto nel primo angolo ed estraggo una maglia bassissima, una catenella e poi chiudo l'angolo che sto lavorando con una maglia alta. Abbiamo così, vedete, formato il giro manica, il primo giro manica. Adesso proseguo lavorando sulle maglie alte del davanti fino all'altro angolo. Ho lavorato le maglie alte del davanti e sono arrivata all'altro angolo, quello della seconda manica. Questo lo lavoro normalmente con una maglia alta, 2 catenelle ed una maglia alta. E proseguo lavorando la manica. All'ultimo angolo, quindi il quarto angolo della maglia abito, chiudo anche questo giro manica. Sono arrivata all'ultimo angolo, lavoro di nuovo una maglia alta nell'angolo, una catenella, piego la seconda manica, prendo l'angolo, inserisco l'uncinetto in questo angolo ed estraggo una maglia bassissima. Lavoro una catenella e poi torno nell'angolo in cui sto lavorando con una maglia alta. E così ho chiuso anche la seconda manica. Lavoro le maglie restanti del dietro. E chiudo con una maglia bassissima nella terza catenella di inizio giro. Ora che ho chiuso le maniche vado a lavorare in tondo, quindi lavoriamo sempre a maglie alte in tondo. Vi faccio vedere il primo giro e poi lavorerete da soli fino a raggiungere la lunghezza che vi serve. Lavoriamo quindi a maglie alte, le prime 3 catenelle che sostituiscono la maglia alta iniziale e poi una maglia alta su ciascuna maglia fino all'angolo. Sono arrivata al primo sottomanica, qui abbiamo, vedete, il primo angolo e qui il secondo. Vado a lavorare una maglia alta nel primo angolo, una nel punto di unione ed una nel secondo angolo. 3 maglie, quindi una nel primo spazio, vedete qui, una nel punto di unione della manica ed una lì dove abbiamo lavorato la maglia bassissima ed una nel secondo angolo. E poi proseguo a maglie alte. Fino all'altro sottomanica. Sono arrivata al secondo sottomanica con i 2 angoli. Nel primo angolo lavoro una maglia alta, una nel punto di unione ed una nell'altro angolo. E poi proseguo con le maglie alte. Chiudiamo il giro con una maglia bassissima nella terza catenella d'inizio giro. Adesso andiamo a lavorare sempre in tondo una maglia alta su ciascuna maglia alta sottostante fino a raggiungere la lunghezza che ci serve. Dopo l'unione delle maniche ho lavorato per 33 giri, la maglia misura a partire dalla scollatura fino alla vita 46 cm, adesso la vado a rifinire lavorando un giro di archetti. Una catenella che sostituisce una maglia bassa, 3 catenelle, salto una maglia alta e nella successiva lavoro una maglia bassa. 3 catenelle, salto una maglia e nella successiva una maglia bassa. Di nuovo
3 catenelle, salto una maglia e nella successiva una maglia bassa. Lavoro così questo giro di archetti per tutto il giro. Una volta terminato tutto il giro di archetti, lavoriamo l'ultimo, quindi 3 catenelle, inseriamo l'uncinetto nella prima catenella di inizio giro ed estraiamo una maglia bassissima. Tagliamo il filo e lo rinforziamo. Facciamo lo stesso lavoro lungo i due giri manica, quindi lavoriamo gli archetti anche nel giro manica. Inseriamo l'uncinetto nella prima maglia alta e lavoriamo una maglia bassa, 3 catenelle, saltiamo una maglia e nella successiva una maglia bassa, saltiamo una maglia e nella successiva una maglia bassa e proseguiamo così per tutto il giro in entrambi i giri manica. Ho terminato il giro di archetti lungo il giro manica destro e sinistro, l'ho lavorato anche lungo la vita ed infine ho lavorato un giro di maglie basse lungo la scollatura per rifinirla. Ora non mi resta che cucire i fili per nasconderli e poi la maglia è terminata. La maglietta bronzo è terminata e potete anche decidere di continuare a lavorare a maglie alte per farla diventare un vestitino, un copricostume. Possiamo anche inserire un laccetto in vita o tra gli archetti di maglie alte per indossarla come blusa. Come avete visto il modello è semplicissimo, è lavorata tutta a maglie alte ed è anche veloce perché il filato è sottile ma ho usato l'uncinetto 4. Aspetto le foto della vostra maglia bronze indossata e vi aspetto al prossimo video tutorial e alla prossima creazione estiva. Ciao ciao!